Uccelliani, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul mio canale. Innanzitutto, buon anno, buon 2019. Spero abbiate passato delle belle vacanze, un bel Natale, un felice Capodanno, bla 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 bla. Quest'anno finalmente sono riuscita ad avere un computer. Sono riuscita ad avere una fotocamera, quindi non dovrò registrare più col mio telefono e non dovrò più editare col mio telefono. Sono stra felice di questo e ho tantissimi buoni propositi per questo anno e ho deciso che questo anno è il mio anno. Questo anno lo dedico a me, il 2019 è per me. Iniziamo con farvi vedere gli acquisti che ho fatto. Allora, partiamo con la cosa più piccina che ho preso, che è appunto un classico ombretto normale della Essence, che è appunto questo qui. Oddio, che bello vedere che si mette a fuoco! Scusate per le mie unghie orrende, cioè sembrano veramente che schifo, devo rifarle. Comunque, il colore è questo qui. Mi piace un sacco, 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 sacco. Appunto questo, vabbè, io non vedo neanche cosa sto facendo, comunque mi piace davvero un sacco. Sì, qua sembra che non ci sia, ma vabbè. Ed è appunto il 07, non so, non mi ricordo più se ve l'ho fatto vedere. 07 Mavi Time, non so come si pronunci. I prezzi non li so, non me li ricordo, quindi in caso ve li metto qui sotto nell'info box se mi ricordo. Poi ho preso un mascara della Essence, cioè questo mascara ha un packaging veramente che adoro troppo. Il suo scovolino è questo qui, che anche questo mi piace veramente un sacco, un sacco, un sacco. Poi. Ho preso una palette che non è nella prima né nella ultima che vi farò vedere in questo video. Ho preso una palette della Revolution, che è appunto questa. Che ha un packaging meraviglioso. Mi piace un sacco. Andiamo ad aprirla e i colori sono questi. Questi. Mi devo mettere di lato perché non vedo, se no cosa riprendo. Sono veramente bellissimi, soprattutto questi qua, mi piacciono veramente un sacco. Mi piacciono veramente un sacco, un sacco, un sacco. Cioè, ad esempio, vi faccio vedere Confident, guardate che bello. Aspettate. Guardate che bello. Ta-ta-ta. Poi vi faccio vedere Chapter. Cioè, io adoro. E adesso cosa faccio con queste dita? Dove mi pulisco? Oddio, oddio. Organizzarmi le cose io mai. E questa è la prima palette che ho preso. Se non sbaglio l'ho pagata sui 9 euro. Se non sbaglio. Comunque vi metto qui sotto i prezzi e i link. Poi, come seconda palette, ho preso questa della Revolution sempre. Io sul sito, comunque su Pink Panda, non avevo visto che, cioè, io inizialmente avevo visto solo la palette, nonché questa. Mi arriva a casa il pacco della Pink Panda. Apro e vedo questa roba qua grande. Dico, per una palette tutto questo ambaradam. Vado ad aprire e mi trovo anche i pennelli. Wow. Allora, il primo pennello che troviamo è questo qui. Meraviglioso, cioè uno spettacolo. Poi vabbè, è uguale però, cioè il packaging è uguale, però è fatto così. Poi terzo e ultimo è questo qui piccolino piccolino, sempre piatto, cioè raga, io adoro, ed è appunto fatto così.
Veramente meraviglioso. Andiamo a vedere cosa ho trovato dentro la mystery bag. Winter Wonderland. This is mystery bag. Allora, come prima cosa, una lima per le unghie, nera, semplicissima. Poi, una maschera della Mountain qualcosa, questa qui, e sotto anche questa. Pam 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 pam. Io adoro le maschere, non vedo l'ora di provarle. Poi, un blush della Revolution. Questo. Io il blush non lo uso, però magari lo userò per come ombretto. Poi, penultima cosa, un lipstick, un rossetto, sempre della Make Up Revolution, This Is. Parababam. Down. E questo colore qui. Pam pam pam. Ve lo faccio vedere qua, se riesco. Magari senza romperlo. E ha questo colore. Mi piace veramente un sacco. Ha anche dei micro brillantini dentro. Sembrano, sembra. Eccolo qua. Poi, come ultima cosa, ma non per meno importanza, anzi, è una palette della Revolution. Cioè, io adoro. Andiamo ad aprirla, magari, così vedete bene i colori. Il colore che mi garba di più è questo azzurro, cioè non vedo l'ora di provarlo, mi piace veramente un sacco. Vediamo com'è. Cioè, raga, è fantastico questo colore, mi piace un sacco. Andiamo a vedere qua. No, vabbè. È bellissimo. Wow. Wow, non vedo l'ora di provarli. Anzi, non vedo l'ora di provare tutte le palette perché mi piacciono un sacco. E niente, con questa mano un po' sporca, le arcia anche le dita. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Non vedo l'ora di poter registrare altri video. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Sono veramente, cioè, sono wow. Sono in ecstasy al 100%. E niente, spero che appunto questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di mettere un bel like and subscribe. Iscrivetevi a questo canale perché io ho visto che la maggior parte che mi segue su questo canale, cioè che mi segue e che guarda i miei video, non è iscritto al mio canale. Com'è questa storia? No. Non va bene così, quindi iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina così vi arriverà la notifica ogni volta che caricherò un video perché questo 2019, baby, ci saranno video ogni settimana e se non è così chiudo il canale e bye bye. No, dai. Comunque, niente, vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo al prossimo video.